Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto per una nuova puntata di montagna del Cartotto Educational. Quello che stiamo osservando è l'interno, affrescato con i nomi degli evangelisti, della cappella dedicata a Sant'Anna. Ci troviamo sopra Staffal, sopra Gressoney la Trinité. Questa cappella, pensate, così affrescata, è stata eretta nel 1726 a cura del notaio Tedi, e restaurata nel 1995. Qui dominiamo a sud la valle del Lys. Come possiamo osservare dalle riprese, se facciamo così un giro panoramico, quello che stiamo osservando è il complesso del Monte Rosa. Ed eccoci qua, sopra Gressoney la Trinité. Il complesso prevede il massiccio dell'Iskam orientale e occidentale. Arriviamo in quota, quindi siamo, se guardiamo le sommità alle mie spalle, indicativamente tra i 3.000 e i 4.000 metri di altitudine. Un colpo d'occhio veramente, veramente suggestivo. La cappella di Sant'Anna prevede poi al lato. Venite, venite, ricordando così un'altra celeberrima cappella di Sant'Anna dove è venuto a pregare il Santo Padre Giovanni Paolo II, un ricordo anche qui di Giovanni Paolo II in forma di targa. Venite con me. Eccolo qui. E alla stessa maniera, oltre alla targa che ricorda appunto il Santo Padre, se scorriamo ancora verso destra, andiamo proprio a vedere, in ricordo di Sant'Anna, a cui la cappella è dedicata, una statua in cedro che va poi, come dire, a guardare l'impianto che porta su a Collebetta, una statua in cedro, dicevo appunto, dedicata proprio a Sant'Anna. Ed ecco quindi un suggerimento per un itinerario estivo e non da parte di Andrea Cartotto per il Cartotto Educational, ancora un caro saluto. Ciao!